Ed eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio, sempre con il microfono e la cam accesi. Allora, ieri mattina andando al mercato ho incrociato una mamma con il figlio che stavano discutendo animatamente, diciamo così. Nel momento, diciamo, in cui proprio ci siamo incrociati, ho sentito lei che gli chiedeva: "Ma tu cosa vuoi dalla vita?" E in quel momento, quando ho sentito quella domanda, vi giuro che sono rimasto interdetto un po', perché questa domanda sono anni e anni e anni che me la sento dire, che me la dicono, che mi chiedono questa cosa. E mi ricordo, le prime volte che me l'hanno fatta, oddio, non ero così giovane, perché sto ragazzino avrà avuto boh, 14 anni, 13-14 anni, io magari ne avevo 20. 19, 20. Mi ricordo che non sapevo, non sapevo cosa rispondere, ok? Però avevo già intuito che non sarebbe stato semplice per me. Non dico fossi diverso, cose del genere, diciamo che ero irrequieto. Non mi andava mai bene niente, cercavo sempre qualcosa di nuovo, una valvola di sfogo nuova. Ho fatto molte, molte cose. Per dirvi, a 23 anni ho passato boh, forse quasi un anno a Udine, a Pasian di Prato, per l'esattezza, a fare un corso di tecnico multimediale. Mi ricordo che dormivo in una specie di tra virgolette, albergo gestito dai preti, una roba del genere, che mi portavo la TV nascosta nel borsone perché non era possibile vederla dove la TV andava vista. In un salone, non si poteva portare nelle camere. Ho sempre cambiato moltissime cose. Non so, si potrebbe dire poca chiarezza di idee, si potrebbe dire alcuni dicevano voglia di non fare un cazzo. Quelli pensavano anche questo. Ho provato molte cose, ho iniziato veramente molte cose. Molte le ho portate anche a termine, però dopo cambiavo, cambiavo sempre. E non riuscivo mai a rispondere a questa domanda: cosa vuoi dalla vita? Che dopo magari questa domanda aveva anche altre forme: cosa vuoi fare nella vita? Che scopo hai? I tuoi obiettivi? Tutte queste cose qua. E devo essere sincero che passava il tempo e più sta domanda mi perseguitava, perché avevo cominciato a farmela anche da solo, e più non capivo. Non capivo esattamente cosa volessi io dalla vita, cosa volessi fare, dove volessi andare, cosa volevo diventare. E intanto provavo, provavo, provavo tutto. Cadevo, mi rialzavo. Insomma, non, ripeto, non è stata semplice, anche se vista dall'esterno. Magari la gente che giudica, la gente che ha sempre un buon consiglio, un buono secondo loro, che non devono vivere la nostra vita. Ok? Però ero sempre in bilico perenne, come ho detto tante volte nei monologhi, in cose del genere. Solo recentemente ho trovato una risposta a questa domanda, quando ormai di anni sono 46, la testa a posto non l'ho praticamente mai messa e continuo a non metterla a posto. La risposta alla domanda è: cosa vuoi tu dalla vita? E adesso posso cominciare a dire che avrei sempre voluto essere felice in tutte le cose che ho fatto, ok? Avrei sempre voluto essere felice. Io cercavo quello, la felicità. È che quando hai 20 anni non capisci che è la felicità che cerchi. Quando hai 20 anni pensi che di essere solamente confuso, di dover provare tante cose, di non avere le idee chiare, e te ne fai una colpa alla fine, perché ho passato anni e passo tuttora i giorni a sentirmi in colpa comunque per quello che sono.
Però alla fine è proprio questa cosa qua. Avrei sentito quello che ho fatto, avrei sempre voluto essere felice, sentire il cuore battere, sentire proprio il cuore che comincia a battere in maniera diversa, in maniera differente, che non è per uno spavento, per una scintilla, per un qualcosa di che sparisce, non so, è proprio sentire il cuore battere. E quello non l'ho sentito tante volte battere, in effetti. Solamente questo. Come diceva John Lennon, in una frase che gli viene attribuita dopo, è sua, non è sua, però il concetto è bello. Questa frase di John Lennon gli veniva chiesto, la maestra gli chiedeva cosa vuoi fare nella vita, no, cosa vuoi diventare da grande. E lui gli diceva, voglio essere felice, voglio diventare felice. E la maestra gli diceva, non hai capito il compito. E lui gli rispondeva, e lei non ha capito la vita. C'è una sostanziale differenza. Io a 20 anni non sapevo che volevo semplicemente essere felice. Tentavo di trovare qualcosa che mi facesse battere il cuore. Dopo, poco tempo fa, ho capito che in realtà l'unica cosa che ho sempre cercato è comunque la felicità. E quando rispondi così, le persone ti guardano male e dicono, grazie al cazzo, ti dicono, tutti vogliamo essere felici. Se c'è un'altra cosa che ho imparato in questi anni e anni di vita, è che non è vero che tutti vogliono essere felici. Non è vero per niente, non è vera per niente sta cosa. Alla fine molte persone l'hanno abbandonata, quella felicità, l'hanno lasciata lungo il cammino. Hanno messo sulla bilancia felicità e una vita tranquilla, una vita secondo le regole, secondo i canoni, secondo quello che altri consigliavano di fare. L'hanno barattata per un po' di tranquillità. Non tutti, sia ben chiaro, perché la vita perfetta è quella dove effettivamente fai quello che ti rende felice. Ma obiettivamente tu stai facendo, molte persone che adesso ascolteranno, molte persone che si fanno questa domanda a una certa età. State facendo quello che veramente vi rende felici? O state facendo quello che dovete fare? Quello che vi hanno detto di fare? Alla fine uno può arrivare anche alla fine dei propri giorni così, facendo qualcosa che gli altri gli hanno detto di fare. E alla fine scambiando questa cosa per la felicità. Il problema è che non tutti sono così. Dopo sono persone come me, poche o tante che siano, che continueranno sempre a farsi questa fantomatica domanda, tu cosa vuoi fare? Cosa vuoi dalla vita? Però adesso almeno posso dire, voglio che mi dia la felicità. Nulla di più, nulla di meno. Ho sempre, tra virgolette, lavorato solamente per questa semplice parola, la felicità. E buonanotte.